sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre. One Podcast. I bagordi dell'estate sono proprio sul finire e anche il cielo si sta rimettendo in riga. Persino Giove, il pianeta delle risate sguaiate e dell'ozio sfrenato, è retrogrado, quindi più riflessivo e meno casinaro. È ora di rimettere la testa sull'Excel. Io sono Ginny e questo è l'Oroscope Podcast della settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2022, Summer Edition. Ariete. Il tuo cervello fa la coda all'INPS per chiedere che gli vengano dati d'ufficio altri giorni di vacanza in più, perché proprio non riesce a rimettersi in moto. Livello di concentrazione? Ti sei dimenticato anche la password del PC. In compenso, i luoghi di villeggiatura sentono la tua mancanza, perché tu eri la vera anima del pomeriggio in pattino e della partita di beach volley. Sotto all'ombrellone, fatti due risate guardando su Instagram la pagina che si chiama Scopertine. Sono delle copertine di libri molto conosciuti con qualche piccolo gioco di parole nel titolo. Così, dato che anche tu hai voglia di non essere un perfezionista. L'amore flirti con tutti, persino col capo alla riunione di allenamento. Toro. Ti senti un po' alla resa dei conti, come quando arriva l'estratto conto della carta di credito oppure devi rimettere i jeans col bottone dopo settimane di pareie e copricostume. È arrivato il momento di guardare in faccia la realtà e tu non sei assolutamente pronto. Parti giustificandoti come chi torna a settembre senza aver finito i compiti delle vacanze, con le orecchie basse proprio. Sotto all'ombrellone, con Venere che fa domande scomode al tuo cuoricino, ti consiglio di leggere un libro diventato famoso in tutto il mondo grazie al passaparola su TikTok. Si chiama It Ends With Us. Siamo noi a dire basta, di quando tocca chiudere delle storie. Sperling e Kuffer. L'amore non ti fidi proprio per niente e segui il partner con i baffi finti da ispettore Gadget. Gemelli. La tua vita è come quando imbrocchi l'onda verde di semafori e immediatamente credi nel karma, nella tua capacità di pilota e anche nell'urbanistica metropolitana. Insomma, tu dai fiducia al mondo là fuori e lui ti restituisce colpi di culo. Nulla sarà impossibile per uno come te che surfa sull'ottimismo. Quel sorrisone da vincitore della lotteria della sagra di paese conquisterà tutti. Sotto all'ombrellone, guardati i video dell'ultimo campionato italiano di cheese rolling e iscriviti subito al corso intensivo di inseguitori di forme di formaggio per partecipare al prossimo. L'amore ti si desidera come il parcheggio sotto casa in città. Cancro. Ma che animale è? La tua intenzione è quella di dire delle cose profonde, sincere e addirittura consolatorie, ma per lo più ti usciranno frasi da Miss Italia in tensione da televoto. Affidati agli abbracci per spiegare quanto sei solidale con le sfighe altrui. E anche al partner proponi serate tisana detox e maratona Netflix per tornare alla pari con le uscite americane. Sotto l'ombrellone, leggiti Quando abbiamo smesso di capire il mondo di Benjamin Labatou, uno scrittore cileno che vive a Rotterdam e che racconta di scienziati che nella loro storia hanno fatto grandi scoperte assolutamente per caso. Ti sentirai a tuo agio. L'amore funziona solo se non ha tutta sta voglia di chiacchierare. Leone. L'amore è il tuo unico pensiero e ti basta un bacio dato a modino per sentirti davvero fortunato, come la fetta di limone alla quale è toccato in sorte di finire nel vodka tonic anziché nel tè caldo. Senti che la tua missione questa settimana sia quella di amare ed essere amato. Buono e paziente come un Hare Krishna in Piazza Duomo quando davano addirittura i dolcetti al cocco fatti in casa. Sotto all'ombrellone guardati il documentario sulla favolosa vita di Jennifer Lopez dai tempi in cui sognava nel Bronx guardando West Side Stories. Ovviamente leonessa anche lei. L'amore ti fa felice come chi le vacanze le inizia adesso e va controcorrente in autostrada. Vergine. Adesso che il pianeta delle idee brillanti ti ha abbandonata, tu ti senti uno schifo come in post sbronza. Vuoi restare parcheggiata nel box per un po' come la graziella della casa al mare e accumulare ragnatele di noncuranza. Meglio ignorata che tempestata di domande e soprattutto di richieste. Sotto all'ombrellone, su YouTube, lo chef Stefano Barbatio ha fatto un video per preparare il caffè. Cosa ridi? Soprattutto parlassi in corsivo. In corsivo? Stefano Barbatio, fate un video.
Sono troppo vecchia per parlare in corsivo. Su YouTube lo chef Stefano Barbato ha fatto un video per preparare il caffè con la moka perfetto. Ovviamente mai mettere la moka in lavastoviglie, ma queste sono le basi. L'amore, niente. È meglio che si trovi qualcosa da fare che tu al massimo gli concedi una videochiamata. Bilancia. Lo so che sei felice a questa notizia, Bilancia, perché sei tu il segno wow della settimana. Andiamo! Bilancia di alta precisione. Sei di quelle che dall'inizio delle ferie ad ora sono diventate così belle che ci si chiede se non siano andate in una beauty spa con i chirurghi estetici al posto dei massaggiatori. Qui te l'ho sviolinata. Addirittura. Ti senti eccitata come il primo giorno di università fuori sede e soprattutto hai intenzione allo stesso modo di lanciare il tuo numero di telefono come i volantini della nuova pizzeria in apertura. Sotto l'ombrellone, dato che Mercurio sarà a tuo favore, scaricati la app Elevate che ti propone un sacco di giochetti per allenare la memoria. Puoi anche mettere i tuoi risultati online e competere con gli altri. So che non resisterai. L'amore è carichissimo di aspettative. Stai già prenotando lo chalet in montagna con camino super instagrammabile. Scorpione. Ti senti amata come il bonifico per il rinnovo dell'iscrizione in palestra. Paghi per soffrire. L'insicurezza regna sovrana nella tua testolina come quando ti ritrovi per sbaglio sulla navetta per l'aeroporto insieme a tutto il corpo di ballo di J-Lo e tu sei in tuta e calzino di spugna da viaggio. Insomma, hai solo voglia di allenarti per il letargo e chattare con gli orsi. Sotto all'ombrellone ascoltati il podcast di Vittorio Lingiardi, Pensieri e parole, psicovocabolario per il tempo presente. Poi fermati sull'ultima parola, sogno, per iniziare l'anno da lì, su One Podcast. L'amore lo snobbi totalmente come i rimasugli dei saldi estivi. Sagittario. Certo, Sagittario, che ricominciare dopo le vacanze con Marte in opposizione proprio non si può fare. Sei tu il segno non ci siamo della settimana. In ufficio ti vedremo strascicare i piedi e attardarti immensa come fosse il bar della spiaggia. Hai presente quella voglia di fare che ti prende quando torni alla routine dopo un po' di vacanza? Ecco, tu no. Se ci fosse un'application per l'ufficio coccole e felicità, tu ti candideresti subito. Sei di sicuro il massimo esperto in materia in tutta l'azienda. Sotto all'ombrellone ti consiglio di seguire su Instagram il coach dell'ordine, che si definisce a metà tra Marie Kondo e il diavolo Veste Prada. Soprattutto la puntata sulla vaporizzazione delle tapparelle sarebbe perfetta come antistress. L'amore, hai paura che scappi via come l'abbronzatura al rientro. Capricorno. Non ci stai proprio dentro a rientrare nella routine, Capricorno. Persino tu che adori la programmazione semestrale e gli obiettivi, adesso hai solo voglia di inventare scuse per non andare in ufficio e rimandare tutti gli appuntamenti, compreso quello col dentista e col fidanzato. Sei nostalgico persino dell'odore di zampirone che ti ricorda tanto l'estate che sta finendo. Sotto all'ombrellone beviti l'ultimo cocktail dell'estate, ti consiglio il Mai Tai. Rum bianco, curaçao, orzata e lime, rigorosamente con l'ombrellino. È stato inventato a Auckland e pare che la prima signorina che l'abbia assaggiato di ritorno da Tahiti abbia esclamato Mai Tai Roae! Che significa alla faccia roca... Ammazza, che buono! Da qui è rimasto Mai Tai, appunto. Ve lo giuro, eh. L'amore, dovresti prendere ripetizione di flirting e chatting da qualche teenager. Acquario. Parti sgommando in questo settembre, Acquario. Spingi sull'acceleratore, meglio di Verstappen a Imola, e frenerai solamente quando vedrai la bandiera a scacchi della vittoria. Ti senti un figo, e lo sei, come chi canta a squarciagola col finestrino abbassato, fermo al semaforo anche se è stato cacciato persino dal coro della chiesa. Insomma, te ne freghi, e fai bene. Sotto all'ombrellone, per dare una rinfrescatina alla tua cultura generale, segui su Instagram una simpatica giovane amante della filosofia che si chiama Esmeralda Moretti, come quella del Notre Dame de Paris. Lo sai che a Santa Maria Maggiore a Roma c'è la prima rappresentazione della Luna per come era stata vista da Galileo col telescopio? Era il 1610. L'amore ti si ama perché fuggi, anche il brunch con gli amici del partner ti mette l'ansia. Pesci.
altro che vita loca pesciolone, tu al massimo Polase Sour e Voltaren sempre in borsa per quando ti stiri il muscolo prendendo la scatola di biscotti nello scaffale alto del supermercato. Il massimo del tuo desiderio è mimetizzarti dietro al cactus da scrivania e annoiare al minuto uno con i racconti delle tue vacanze. Insomma, il genere umano ti infastidisce come la zanzara in camera da letto di notte. Sotto l'ombrellone, per rilassarti, gioca a Super Stylist, un casual game dove tu sei uno stilista che deve vestire i tuoi clienti. E lì sì che potrai prima sfogarti con i clienti virtuali per come si presenteranno agghindati. L'amore, cerchi di rimandare gli incontri erotici come le lavatrici del rientro. Per oggi abbiamo finito. Vi aspetto domenica prossima con una nuova puntata dell'Oroscopo Podcast della settimana. L'Oroscopo Podcast è scritto da me, Ginny Chiara Viola, Ginny per gli amici. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.